tutti per questo primo aggiornamento meteo della settimana. Un anticipo di estate in piena regola sta interessando da diversi giorni il nord Europa, in particolare i paesi scandinavi, ma anche la Finlandia e la vicina Russia, dove i termometri hanno già più volte superato la soglia dei 30 gradi, che per queste zone è un valore certamente ragguardevole, anche 10-12 gradi al di sopra della media. Tutto questo accade per la presenza in loco di un anticiclone particolarmente tenace che si porta su tutta l'aria calda prelevata dalle latitudini subtropicali attraverso un passaggio esteso lungo i meridiani dell'Europa orientale. Questo disegno determina così un blocco della circolazione che costringe le correnti perturbate atlantiche ad indugiare ad ovest del continente, generando quindi il rinnovo continuo di una figura ciclonica attualmente centrata intorno alle isole britanniche. Ed è proprio da questa figura che si dipartono i corpi nuvolosi che vanno poi ad interessare le nostre regioni settentrionali, dove, come sappiamo, si sta svolgendo una delle primavere più piovose degli ultimi decenni. Una situazione certamente anomala, dunque, che tale rimarrà anche nei prossimi giorni, pur se con una differenza nella distribuzione dei centri di pressione. L'area ciclonica britannica nei prossimi giorni, infatti, attraverserà la Manica e si troverà una nuova casa sull'Europa centrale, dove staccherà una goccia fredda che in parte interesserà anche le nostre regioni centro-settentrionali. Da qui il rinnovo di tempo incerto e inaffidabile su queste zone. A seguire, le isole britanniche torneranno a rivedere il sole per mano di un anticiclone che si andrà a posizionare proprio a cavallo del Regno Unito, mentre il nostro settentrione continuerà a risentire di una certa instabilità atmosferica che in parte, ma solo in parte, dovrebbe interessare anche le aree interne del centro-sud peninsulare. Poi venerdì al nord si avrà un ulteriore forte peggioramento per il transito di un'intensa perturbazione. Il dato che un po' sorprende, anche esaminando in chiave probabilistica le tendenze a lungo termine, è la probabile latitanza delle alte pressioni in sede mediterranea anche nella prima settimana di giugno. Questo vale a dire che l'inizio dell'estate meteorologica non coinciderà con l'arrivo delle prime ondate di caldo africano, così come eravamo ormai abituati negli ultimi anni, e questo certamente è un bene, ma non avremo neanche una stabilizzazione totale del tempo, che soprattutto sulle nostre regioni settentrionali potrebbe rimanere decisamente inaffidabile e generare occasione per ulteriori precipitazioni molto di sopra della norma. E questo invece a lungo andare potrebbe cominciare ad essere un problema. Comunque ne riparleremo. Ecco intanto al consueto specchietto previsionale, con un fronte freddo che dopo aver investito nella notte tutto il settentrione si porta in giornata sul nord-est per poi generare rovesci sparsi e temporali anche sul centro-sud peninsulare, si apre invece al nord-ovest dove avremo un passaggio a variabilità, schiarite anche nel corso della giornata lungo il versante tirrenico, del tutto illese le isole dove prevarranno condizioni soleggiate. Entra un po' di maestrale in Sardegna e il mare diventerà mosso, le temperature sono previste stazionarie o in lieve locale flessione. Mercoledì un fronte caldo questa volta si porta con le sue nubi alte stratificate sull'Italia, ma concede anche diverse schiarite. Nel pomeriggio avremo invece annullamenti un po' più consistenti nelle aree interne montuose lungo le zone peninsulari, con qualche locale esito temporalesco possibile, quindi su Alpi, Prealpi, Appennino centro-settentrionale, anche quello meridionale. Sempre asciutto invece sulle isole, dove avremo solo un po' di debole maestrale. Le temperature si manterranno su valori stazionari. Infine la tendenza successiva, che vedrà una nuova perturbazione approssimarsi all'Italia, con rovesci dapprima sparsi giovedì al centro e al nord, a venerdì invece anche forti al settentrione. Avremo per l'occasione anche un netto rinforzo del vento e un certo calo delle temperature. Poi nei prossimi video approfondiremo per bene la questione. Intanto vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a rimanere aggiornati iscrivendovi al canale, seguite anche il nostro sito web, intanto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. A risentirci da Luca Angelini.